insomma, avversarie, fatta un po' eccezione per Milano, insomma, avversarie comunque che sulla carta, insomma, non insuperabili. Siamo contenti di fare tante partite in casa, visto che veniamo dalla prima parte di stagione in Sì. cui abbiamo fatto tantissime trasferte, sono stati più i giorni in cui eravamo fuori da Avellino che quelli in cui eravamo qui. E quindi ecco, siamo contenti di avere questo in questo calendario. Dobbiamo cercare di sfruttare al massimo, di sfruttarlo al massimo. Ecco, di cercare di rendere questo palazzetto, no, più difficile da spugnare di come è stato ultimamente. Ecco, deve essere è la nostra casa, deve essere il nostro fortino e dobbiamo insomma, cercare di vincere il più partite possibile, appunto, e renderlo tale. Non è che ci sia un segreto, noi fino adesso, in questa stagione, abbiamo avuto sicuramente alti e bassi, però al mese di novembre, a parte le ultime due partite, siamo stati quasi perfetti. Sicuramente in trasferta abbiamo approcciato meglio le partite rispetto in casa. Probabilmente perché pensando che insomma, le partite in trasferta ovviamente difficili, si presentano sempre difficili, siamo entrati sempre in campo forse con la mentalità giusta o comunque migliore rispetto alle partite in casa in cui magari a volte abbiamo peccato un po' di superficialità, ecco. Non devo scegliere niente, quindi niente, non ha senso, ecco. Ovviamente puntiamo a entrambi, ecco. Guardando un po' al campionato, insomma, che idea ti sei fatto un po' degli altri, insomma, chi segui, insomma, chi ti ha più maggiormente impressionato, insomma, delle altre squadre, insomma. Venezia, di quelle che abbiamo affrontato, sicuramente Venezia ci ha dato una lezione severa e ovviamente quella che mi ha impressionato di più per qualità del roster, qualità di gioco, organizzazione. È sicuramente la squadra che mi ha più impressionato fino adesso di quelle che abbiamo affrontato. Senti, in ultimo di quest'anno, insomma, che ti è capitato. Beh, sicuramente ho maggiore responsabilità rispetto al passato. Specialmente quella di essere papà, ovviamente è una responsabilità grossa. Per quanto riguarda appunto la parte sportiva, è anche essere capitano, oltre ad essere un onore per me, è ovviamente una responsabilità in più e non posso che esserne orgoglioso, ecco, di esserlo. Senti, domenica c'è Pesaro, insomma, squadra che sta vivendo un buon momento. Sicuro, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, ci mancherebbe. Pesaro sta facendo un ottimo campionato, probabilmente anche al di sopra delle prospettive non iniziali, le loro prospettive iniziali, però ecco, hanno 4 vittorie, 4 sconfitte, hanno una vittoria a meno di noi e quindi sono una squadra che è difficile da affrontare, ha battuto squadre molto forti, il Bologna l'ultima, e quindi bisogna sicuramente affrontare questa partita con massima concentrazione, che non sarà facile vincerla.